Ciao amici, bentornati su Computer in 2! In questo video andiamo a trattare qualcosa che Microsoft ha recentemente presentato a livello hardware e non software, che, mamma mia, veramente wow. Di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare del... sigla. Detto questo, è il nome di un aggeggino molto ma molto figolo, che aggeggino, non è... aggeggione. Esatto, è un affare veramente bello, figo. Di cosa si tratta alla fine? Di un computer, appunto, per dire, professionisti. Per professionisti, esattamente. Professionisti di quale settore? Sicuramente fine? Settore grafico, comunque design o... ingegneristico comunque tutto... grafica. Cioè, sì. Diciamo che abbiamo visto il video che vedete a brevi spezzoni, dove viene presentato questo blocco di alluminio fighissimo, pieghevole, spaziale, grande, cazzo, touch con la magica pennetta che c'è tutto quando... wow. Figo. Tante cose che dopo andiamo a vedere, però inizialmente il primo impatto è veramente un qualcosa rivolto ai professionisti e non a chi deve cazzeggiare qua, quindi stiamo parlando di una cosa seria. Quindi andiamo a spulciare qualche caratteristica, sì, che hanno allora, tirato fuori. Partiamo dal punto forte che sembrerebbe essere di questo computer. Computer. Tutti gli effetti. Sì. Ovvero lo schermo. Uno schermo da 28 pollici con una risoluzione di 4500x3000. Esatto. Quindi 192 ppi, quindi una densità allucinante. Purtroppo non ci fanno sapere quasi nulla dello spettro colore, ovvero ad esempio il Mac hanno uno spettro colore maggiore dell'sRGB. Esatto. Boh. Però comunque si presume che sia qualcosa veramente di tirato molto alto, perché sennò non ha senso farselo vedere così grosso se alla fine sono puttanate. Sì. Dopo, allora abbiamo touch, bisogno di touch, ci tocchi. Andiamo avanti. Un'altra cosa sono le caratteristiche hardware, quello vero, il motore che c'è alla base. Intanto dove si trova? Per vedere le cose sullo schermo serve... serve potenza. Questa potenza dove è allocata alla fine? Allora, lo spazio. È dietro, cioè non si sa bene dove cazzo l'abbiamo messa, perché è tutto molto fino, è molto... piccolissimo. Veramente, solo 12 mm, poi c'è anche la base in realtà, però... non... è tutto situato nella base alla fine, quindi abbiamo... sarebbe un mini PC alla fine. È un mini scalderà PC. La Madonna. Dipende, staremo a vedere cosa fa, però esatto. È tutto messo alla base. Dentro questa base abbiamo l'hardware, come di consuetudine andiamo a vedere le caratteristiche. Processori. Processore, o i5 o i7, ho la vostra scelta. Esatto. RAM, 8, 16, 32 giga, configurabili. Schede video altrettanto configurabili, oddio, configurabili, parola grossa. Avrete tre scelte alla fine, cioè... che ve le beccate in base al quello taglio. Quello che costa quindi... meno, quello che costa metà, se è quello che costa troppo. Dipende dai punti di vista. E queste schede video, quali tipi di schede video abbiamo? 965M. Esatto. Per entrambi i due. Per due tagli. Dopo c'è l'ultima. 980M, così. Esatto. E qua ci sta storcendo un po' il naso. Ne parliamo dopo alla fine sul conto. A tutto quanto lo memorizziamo, appunto, abbiamo bisogno di hard disk. Sì. Hard disk, che in questo caso, quanti tagli abbiamo? 1 tera o 2 tera, sempre in base a quanto volete sborsare. Di che tipo? SSHD, quindi ibrido. Non è male, ma neanche... Vabbè. Può fare di meglio. Gira tutto ovviamente sul sistema operativo Windows 10. Windows 10. Che è stato comunque ottimizzato per questo tipo di gesture, di touch. Cioè esatto, l'avevo compensata, in realtà fa cagare su un computer normale, qui potrebbe essere finalmente sfruttato in maniera decente. Porte USB 3.0, quindi super potenti, super veloci. Quante ne abbiamo? 4. Un po' poco, messe dietro, mi servirà un altro. Non c'è spazio, cazzo. Vabbè. Abbiamo lo slot per le SD, quindi sanno già che i grafici dovranno inserire le SD. Esatto. DisplayPort, mini DisplayPort in realtà. Jack, Ethernet e l'alimentazione. Poi per internet c'è anche il Wi-Fi ABGNG. C'è tutto, c'è quanto. Tutto. Quindi si arriva a 500 MB/s in LAN. Esatto. Su Wi-Fi. Quindi tutto quello che volete ce l'avete in questo affarino grande. E c'è anche eccetera. Le fotocamere.
Esatto, abbiamo una fotocamera, in full HD davanti, quindi per fare... comoda per Skype, basta. Sì. Cioè hanno detto, cosa la cazzo la usa una fotocamera su Skype? Vabbè, oh, 5 megapixel, l'importante è che sia un po' grandangolare, se è a posto, insomma, non hai bisogno di grandi cose. L'obiettivo a 300 mm. Ti vede le pupille, chi sei? Non lo so, sono 10 metri più in là, cazzo. E quindi fatevi due conti su quello che può essere. E in più... cioè, nella scatola non ci danno solo sto affarino, ma ci danno tutta una serie di accessori molto carini, bellini, tipo mouse, tastiera, la penna che è magnetica, molto figa, 1024 pressioni cose. Punti pressione. Punti pressione. Cioè, compreso nella scocca, il tasto di accensione e spegnimento e il cazzo di bilanciere per volume su e giù. Quindi, perché abbiamo le casse all'interno, che abbiamo detto, sono due speaker da 2 watt l'uno. Quindi, giusto per sentire un po' male la roba. No, boh, 2 watt non dovrebbe essere. Se sono fatti bene, si sente. Non si sa. Discreta. Vabbè, non si sa questa cosa. Quindi. C'è anche il floppy disk. No. Andando appunto a parlare di questo affare, a cosa serve che l'abbiamo detto? Cioè. Serve appunto ai grafici tutto quanto. Infatti hanno messo implementato molte app grafici di disegno 3D, di comunque lettura PDF, modifica, scrittura. Assieme alla penna e al dial, che il dial cos'è effettivamente? Che è quello che ha fatto dire a tutti: minchia, bello, figata, se figo. Se poi scopri che non va con Photoshop, dici che cazzo mi serve, però. Dubito fortemente, però staremo a vedere. Il centro compatibili, quindi non va. Staremo a vedere. In ogni caso, qual è il concept? Risolvi! Qual è il concept alla base? Il concept è che tu lo usi con due mani, e il problema è che. Di solito eri costretto a usare con una mano per cambiare colore, dovevi andare qui. Con questo coso tu appoggi, ti esce tutta la ghiera e tu girando, cliccando con l'altra mano puoi fare roba, insomma, poi vediamo da video, che video è importante. Sì, è una figata. Sfrutti entrambe le mani, quindi sei il doppio più veloce. Di solito i grafici cosa utilizzano sul Mac? Il tappetino con la pennetta, appunto, e vai. È comodo, non lo metto in dubbio, però già il semplice fatto di dire ok, sono lì direttamente che sto facendo. E in aggiunta, la cazzo di mano che ci si pippa di solito quando si vede il Mac davanti a 27 pollici in 5K, non lo si utilizza più per pipparci, ma lo utilizziamo per lavorare, quindi ottimizzazione dei tempi e di tutto quello che ci sta dietro. Poi ci vuole una vita imparare a usare veramente bene. Vabbè, quello è relativo, come i genitori non sanno usare un cazzo di telefono, qua noi siamo incapaci, ma chi cresce con questa roba qua sicuramente sarà un pro. Inizieremo a vedere tutto il programma. Esatto, quindi comunque quello che abbiamo visto noi è stato comunque la Microsoft che ha voluto fatto innovare. Finalmente qualcosa di serio, perché effettivamente lavorare grafica così su un computer normale... Oggi come oggi è basilare, tantissimi comprano le cose. Cioè anche io solo a pensare a un After Effects, quando fai cazzo degli effetti, anche le robe per il green screen, cioè diventi stupido se devi girare qualcosa o fare sì. O lavorare nello spazio. In quel caso, con le mani tutto quanto è già diverso, anche portando appunto una cosa fatta bene, sperando che sia effettivamente fatta bene, adesso dalle carta sembra veramente una figata, invece poi staremo a vedere. Staremo a vedere cosa fa. Però dal nostro punto di vista è tanto elogiata la Apple per quello che fa, però effettivamente portare un display cazzo touch con questa puttanata, con la penna che si attacca, che quindi si muove su e giù, è tutto pensato, angolazione 20 gradi, puoi inclinarlo fino a 20 gradi, 28 pollici in 3 mezzi, quindi appunto abbiamo tutto quanto pensato per i professionisti. E questa cosa qua deve essere, è una rivoluzione sotto il nostro punto di vista. Rivoluzione, fino a un certo punto... Altro che schermo OLED, ma... Sì, sì, no, quello no. E bisogna dire, l'ultima cosa che appunto possiamo dire è il prezzario. Smash, butta via le carte. E quindi, allora, abbiamo questi tre tagli che possiamo preordinare. Allora, versione base, cosa abbiamo? I 5. 965M... 1 tera di memoria, 8 giga di memoria RAM, 2.999 euro. 3.000, basta, 3.000. Quindi 3.000 euro per la versione base, che già lì diciamo, vabbè, ci può stare, vediamo. Dopo, secondo taglio che abbiamo a disposizione, sì. 7, 16 giga di RAM, con appunto... La 965M, sempre, esatto. 3.499, 3.500, porca puttana, vabbè.
Terzo e ultimo taglio, ovvero quello più costoso di tutti, i 7. 32 giga di RAM, quindi ne abbiamo da sputare addosso alla gente. 980M, quindi qua abbiamo un ottimo salto generazionale, perché non c'è neanche la 970, detto. 980, fuori dai coglioni. E con 4 giga GDDR5 e 4199 euro. Questi cazzo di prezzi, un SSD, un fottissimo SSD e una 1080 se l'avrei messa. Cioè, a sto punto ci metti un SSD da 500 giga, 200 quel cazzo che è di giga, con un tera 2 di hard disk tradizionale. Il grafico, c'hai il NAS, c'hai già il NAS. Sì, cioè, te fai un cazzo di ste robe qua. Ma perché secondo noi non costa, cioè con questo prezzo non abbiamo magari la serie 1000, che poteva essere una cosa più sensata da metterci dentro? Perché non abbiamo degli SSD e tutto quanto? Dovevano contenere il prezzo, perché 4.000 euro sono solo di schermo. Sì, appunto. A parte quello. Quindi, appunto, secondo noi il prezzo di questa cosa qua è giustificato con quello che ti danno dentro e quello appunto che si può ottenere con questa cosa qua. Macchina professionale, il costo ci sta tutto, peccato per la scheda video. Lo compreremo sicuramente. Grazie per la visual e al prossimo video, ciao!